E per RKO dall'altra parte del telefono c'è Carmine Tundo della Municipale. Come stai? Bene, ciao Carlo, saluto e ben ritrovato. Infatti, bello risentirti. Tra l'altro, facendo un salto indietro nel tempo, ci eravamo sentiti proprio agli inizi di marzo, poi c'è stato il lockdown all'improvviso. E è stata un'esperienza incredibile. Ora, per fortuna, insomma, si intravede uno spiraglio. Ecco, ci eravamo sentiti a marzo per parlare di questo progetto, no? Legato al nuovo percorso musicale della Municipal, un percorso molto particolare, molto interessante, in controtendenza, no? Potrei dire in qualche modo. E prima di parlare del concerto, la partecipazione della band al Sei Festival, ecco, vogliamo un po' rinfrescare la memoria ai nostri ascoltatori? Sì, allora sto lavorando a questo progetto per resistere alle mode, che in realtà sia un album che un concept album, dove è previsto l'uscita di dei doppi singoli, quindi con un lato A e un lato B in 45 giri. Diciamo, quello che sto cercando di fare da un po' di anni e soprattutto in questo disco è recuperare il maggior spazio fisico per ogni brano, soprattutto in questo periodo storico dove con lo streaming è tutto molto veloce, e quindi banalmente avere un brano stampato su un lato e un brano stampato su un altro, cioè, per me è una roba molto importante, nonché romantica, che mi permette, insomma, di dare maggior spazio fisico per ogni brano e poi anche di divertirmi a sperimentare tra il lato A e il lato B. Di solito nel lato A ci sono dei brani un po' più romantici e fra virgolette solari, invece sì. nel lato B vado ad esplorare delle atmosfere un po' più cupe, che poi fanno parte anche dei miei altri ascolti e della mia tendenza, diciamo. Infatti avevo notato, ecco, appunto, che hai dato sfogo, no, a tutto il tuo carisma artistico, potrei definirlo così, però sei andato molto in là, nel senso che ho trovato, ecco, le composizioni della nuova Municipal molto cresciute, no? Sia in stile che in potenza, e anche tu, diciamo, come scrittura musicale sei andato più a fondo, mettendoti, perdonami, insomma, se lo dico, mettendoti anche a volte più a nudo. Sì, quello in realtà ovviamente è un percorso che va di pari passo anche con l'età, però diciamo che in questo album mi sono sentito molto più libero di esprimermi, e diciamo che questa formula del doppio singolo mi ha permesso anche di liberarmi un po' da alcune paure, cioè dal fatto di dover rinchiudere una storia in un brano solo, mentre così io magari posso anche raccontare una storia in due capitoli, in due brani. Dal punto di vista creativo, diciamo, ho trovato una formula che sta permettendo di esprimermi al meglio, diciamo, in questo album. Parlando invece, ecco, della performance e della partecipazione al Sei Festival ad agosto, ecco, cosa accadrà, cosa farete dal vivo? Allora, noi ovviamente suoneremo gli ultimi singoli usciti di Pari Sistema e più i brani, diciamo, più conosciuti degli altri tre album, a partire dalle nostre cuore perdute, passando dai tuoi bellissimi progetti. Ci sarà una nuova formazione che prevede due ragazzi in band, e quindi con degli strumenti, un violino anche, quindi vediamo l'ora di suonare, perché in realtà era un spettacolo già pronto da marzo, e quindi siamo rimasti un po' sul più bello, un po' bloccati, perché proprio nella settimana in cui avevamo le prime date è stato chiuso tutto, quindi cioè ora abbiamo una forza interiore dentro che, a prescindere dalle date, insomma, vogliamo proprio suonare. Data al Sei Festival, la vogliamo ricordare qual è la data? Sì, saremo questo sabato 25 luglio, saremo al Sei Festival a Castello di Corigliano, e poi suoneremo il 13 agosto al Locus Festival in apertura con la Pesce di Martino, e inoltre saremo in Puglia di nuovo il 9 agosto al Ceglie Summer Festival. Perfetto, ovviamente poi tutte queste informazioni, lo diciamo agli ascoltatori, possono essere, ecco, recuperate dal web, no? Dalla vostra pagina Facebook e non solo. Sì, poi ovviamente tutte le info si possono trovare sui nostri canali social, su Instagram e su Facebook. Perfetto. Carmine, io ti ringrazio, sicuramente ci vedremo in Salento o anche a Locus, non si sa mai, va bene? Ok, grazie mille Chicco, e un saluto a tutti gli amici di RKO.